Intanto io ringrazio l'associazione La Memoria Viva, qui presente la presidente Felicia, la signora Felicia Faletti. Ringrazio per tutto quello che sta facendo, soprattutto riguardo al tema. La cosa che ieri sera mi ha più colpito è stata la presentazione di Elso, quando dice: la signora non vuole raccontare la sua storia, vuole raccontare però quello che è stato. Ovviamente non lo ha detto, ma io immagino perché non capitino più quelle cose. Quindi questa è davvero stata la cosa che più mi ha colpito. Ecco, con questo do il benvenuto alla signora Lidia, do il benvenuto alla signora Renata, do il benvenuto alla signora Margherita. Abbiamo anche ospiti Alessandra Martini e la sua mamma, che anche questo è stato ieri sera ricordato a più riprese, rappresentano un nostro cittadino onorario, che è Marcello Martini. Pertanto, da parte del Consiglio Comunale di Castellamonte, nelle persone di Alessandro Musso, che è il capogruppo, Martina Osello, che è consigliera delegata all'istruzione, Patrizia Addis, che è assessore, Mariangela Bracco, che è assessore, e Claudio Betaz, che è assessore alla cultura, vi diamo il benvenuto. E vi ospitiamo davvero con enorme ed estremo piacere. L'altra cosa che volevo dire è questa: c'è un collegamento tra la personalità della signora Lidia, che ho colto ieri sera anche questo, tra la personalità della signora Lidia e quella di Marcello Martini, e cioè il fatto di dire e di sottolineare più volte che loro non sono capaci di odiare per quello che gli è stato fatto. Questo io direi che è un messaggio assolutamente alto, è uno dei messaggi più belli che io abbia sentito nella mia vita, cioè: voi mi avete fatto qualcosa, io non sono capace di odiarvi. Questo è il grande messaggio che noi dobbiamo recepire da parte di due persone grandissime, Marcello Martini e la signora Lidia. Faccio una piccolissima proposta, lo dico a Claudio, mi è venuto in mente stamattina, ma visto che il Alessandro Actis, avete visto che in città sono state messe delle piastrelline con delle frasi di alcuni personaggi che sono attinenti ai valori della resistenza e di tutto quello che ne è venuto dopo, perché non fare anche una piastrellina con una frase della signora Lidia e la posiamo da qualche parte? Questa ecco, io chiederei ad Alessandro Actis di magari di andare a ci parliamo, magari Claudio con Felice, chiediamo alla signora se è possibile una frase della signora, e sicuramente ha visto la signora le piastrelline che abbiamo posato in città.
širno da toga i širno znanje osob važne, valovatne. I učite bi se zgodžila, čem će baš ti vybrać jakieś jedno znanje, takie, które oni mogą taki punkt napisać, podpisać swoim imieniem, nazwiskiem i wyrościć w mieście, chociażby jak to no, najważniejszy jest ta dziewczynka, która umie niemiecki. Sì, signora certamente d'accordo. E pensa che la frase giusta sarebbe così. Se portiamo odio nel cuore, soffriremo più di quelli che ci hanno fatto male. Perfetto, allora noi lo scriveremo, ve lo faremo vedere, cioè concordiamo sì. Tutto per bene. Corretto, in modo grammaticale. Esattamente, in modo tale che la signora, innanzitutto la signora piace. Sì, piace. E poi concordiamo con memoria viva e... sì, sì, assolutamente. Va benissimo. Perfetto. Ecco, è arrivato Emilio, io ringrazio Emilio Champagne di Terra Mia per tutto quello che insomma, ho visto che ha lavorato molto, pertanto ringrazio anche l'Associazione Terra Mia nella persona del Presidente Emilio Champagne e ringrazio Elso Merlo per tutto il lavoro che sta facendo. Insomma, c'è dietro a queste iniziative c'è un grosso lavoro, è evidente, pertanto io rinnovo il benvenuto. Quando tornate da queste parti siete sempre benvenuti. Ma serdecznie zapraszam, raz będziemy w tych okolicach, poważnie widziamy. Siamo ovviamente a disposizione. Siamo ovviamente a disposizione come amministrazione comunale per eventuali iniziative da mettere in piedi. E io con questo ho concluso, se la signora vuole dire qualcosa, prego. Sono molto contenta di poter incontrare gli abitanti, prima di tutto anche autorità di Castellamonte, perché proprio in questo posto è nata l'idea della realizzazione del film dedicato alla mia storia, grazie certamente alla famiglia Faletti. A przecież uczestniczę w spotkaniach bardzo wielu ludzi z różnych krajów. A jednak, kiedy przyjechał pan Roberto z grupą młodzieży włoskiej do Auschwitz-Birkenau i z nim... Ho conosciuto signore Roberto Faletti a Cracovia nel Museo Galizia durante incontro con il gruppo dei giovani, dove io sempre incontro i giovani per tutto il mondo. C'erano anche tante altre persone che io ho incontrato durante il mio primo soggiorno su questa terra, ma questa volta qui sono venuta come dai amici. I tu spotkałam właśnie jeszcze więcej takich ludzi, którzy dla mnie byli przyjaźni, wzruszali się moją historią i ten film, który powstał. Questo film ha suscitato interessamento tante altre persone, sia in Italia che in Polonia e quasi adesso in tutto il mondo. Perché anche prima del film la mia storia interessava tutti, ma non così tanto, non su questa scala che adesso. Tym bardziej, że jak widać, jestem już w podeszłym wieku. Sono già in età avanzata, ma voglio ancora sempre trasmettere questi miei racconti, la mia testimonianza. Tempo passa e adesso sono già passati 76 anni dalla fine della Seconda Guerra. Spero che grazie a questo docufilm realizzato dalla Memoria Viva la memoria, il ricordo della sofferenza dei bambini durante la Seconda Guerra non sarà dimenticata mai.
Il docufilm è un omaggio per circa 200.000 bambini uccisi nel campo di Auschwitz. Perfino Santo Padre Francesco ha apprezzato la storia, la sofferenza dei bambini tramite me, tramite la mia persona, facendo questo gesto speciale, inaspettato, quando ha baciato il mio numero. In questo modo ha baciato cuore, con cuore tutti i bambini morti. A ja z natury jestem raczej skromną osobą i nigdy nie spodziewałam się, że doczekam takich czasów, gdzie będę tak przyjmowana. Non mi aspettavo mai di essere ricevuta qua quasi come una regina. E spero di poter continuare questa collaborazione. Jeszcze na koniec chciałam voglio ringraziare a tutti che hanno partecipato almeno in minima parte alla realizzazione di questo progetto e a tutti che hanno creato questa cordiale atmosfera. I właśnie dlatego jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Ringrazio di cuore al signore sindaco, ringrazio anche il signore, la moglie, figlia, signore Marcello. Sono contenta di poter vederlo almeno, vivo almeno su film. E mam nadzieję. Spero che questo nostro incontro non sia l'ultimo perché sento grande amicizia verso di voi e mi piacerebbe rivedervi ancora. Grazie, grazie. Darei la parola ai consiglieri comunali per fare un saluto. Chi comincia? Il capogruppo o capogruppo Alessandro Busso? Io mi unisco ai ringraziamenti fatti prima già dal sindaco verso quanto fatto dalla Memoria Viva, verso quanto fatto da Terra Mia, verso sicuramente la signora Lidia che ha portato una testimonianza di una certa importanza, ma anche Marcello Martini, che purtroppo non è più qui con noi, ringrazio la figlia, ringrazio la moglie. La signora Lidia ovviamente non lo può sapere, io a Castellamonte in Comune mi occupo di politiche sociali ben prima di essere il capogruppo di maggioranza. Sono volontario della Croce Rossa e mi preoccupo di tutto ciò che è sociale fin da quando avevo 14 anni. Solo pochi giorni fa, due o tre giorni fa, quando eravamo al Martinetti a fare le prove tecniche, io e Emilio Champagni, presidente di Terra Mia, abbiamo avuto una discussione in merito a quanto stava accadendo a Castellamonte rispetto alla testimonianza della signora Lidia. Lui è uno storico dilettante, è comunque il presidente di un'associazione che si occupa di storia, così come la Memoria Viva. Io ne sono appassionato. E devo dire una cosa che è emersa da questa breve chiacchierata tra me e Emilio, una cosa in cui io credo fermamente. Il valore più importante di queste testimonianze, quelle che può aver portato Marcello qua a Castellamonte, quello che può aver fatto la signora Lidia a Castellamonte e altrove, è proprio il fatto che tutti i cittadini, tutte le persone arrivino a un punto di capire che queste cose davvero non si devono ripetere e non vuole essere vuota retorica. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'arco di questa chiacchierata brevissima con Emilio sono uscite cose molto banali ma molto vere che spesso non si dicono. Se domani Castellamonte dovesse emanare una qualche legge per cui determinate categorie di cittadini castellamontesi non potrebbero più vivere sul nostro territorio, siamo tutti fermamente convinti che avremo nuovamente decine e decine di persone ad applaudire in strada per questa cosa. Penso ai richiedenti asilo, penso agli omosessuali, perché nei campi di concentramento non c'erano solo prigionieri politici, ebrei, ma insomma omosessuali, disabili, tutto ciò che era diverso dall'ordinario. Noi abbiamo festeggiato pochi giorni fa la ricorrenza della giornata internazionale contro l'omofobia. Quante persone ancora oggi in Italia subiscono
maltrattamenti, vengono allontanate dall'ordine normale delle cose per gli omosessuali. Stessa cosa vale appunto per i richiedenti asilo. Nessuno, non è un segreto per nessuno, io me ne occupo anche per lavoro e vedo tutti i giorni purtroppo forme di razzismo importantissime, anche a Castellamonte, un paese di 10.000 persone. Quindi io penso che il grande valore di queste testimonianze raggiungerà il suo apice il giorno in cui nessuno dovrà più ricordarle, se non gli stoici, se non gli appassionati, ma non non ricordarle più perché dimenticate, non ricordarle più perché non ce ne sarà più bisogno di ricordarle. Sarà solo più uno sfizio per gli storici, uno sfizio per qualcun altro, non, nessuno si preoccuperà più di dire quanto sia importante questa testimonianza, perché non ce ne sarà semplicemente più bisogno. Quindi io spero sinceramente, a nome di tutta l'amministrazione comunale di Castellamonte, ma a nome di tutti i cittadini, che tutte le persone, nel mio piccolo lo dico, spero che qualcuno lo senta e cambi idea, faccia veramente sue queste riflessioni di persone come Lidia Di Marcella. Non ho di più. Ma non ho di più nel vero senso della parola, perché nel 2021 i nuovi oppressi sono altri e noi abbiamo categorie oppresse, ne abbiamo tante. Queste testimonianze servono per questo motivo, non è solo un mero ricordo, non è un esercizio di stile, non è un ringraziare per ciò che fanno. Ciò che fanno non lo fanno per egoismo, non lo fanno per egotismo, non lo fanno per risaltare, lo fanno per far capire che quello che è successo loro succede ancora adesso, solo in maniera diversa. Non abbiamo più campi di concentramento, questo di sicuro, sperando che non tornino più, ma abbiamo cose similari, abbiamo i CPR, dove vivono, dove ci sono all'interno delle condizioni di vita e di salute terribili, cose che la Croce Rossa denuncia da anni. Non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia, non serve solo ricordare, serve agire. Quindi grazie, grazie davvero per la testimonianza e io le auguro altri 100 anni di testimonianza come questa. Grazie davvero. Grazie. Io volevo ringraziarla per la disponibilità ed è un onore averla qui a Castellamonte e soprattutto noi ci siamo conosciuti verso novembre quando è entrata nelle scuole, cosa fondamentale. Avete fatto un ottimo lavoro per memoria viva, sia quello sia l'albero di Marcello Martini nelle scuole medie, e quello è fondamentale, no? Il futuro sono loro, sono i ragazzi delle medie, sono i ragazzi elementari che abbiamo Castellamonte, e quindi è stato molto interessante e bello fare una giornata nelle scuole medie dove hanno visto il docufilm, dove sono riusciti a discutere su questo, e loro che sono è molto più distante, non per loro, perché noi abbiamo già una certa età, quindi riusciamo. Invece per loro era vedere una persona, riuscire a fare delle domande, discutere su quello, è stato molto interessante. Quindi tu grazie mille per la disponibilità che ha avuto anche per quanto riguarda le scuole e il futuro delle generazioni. Grazie. 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 Da parte mia è un ringraziamento a quello che ci state trasmettendo, a quello che ci state raccontando, perché ritengo che il passaggio successivo sarà proprio il nostro, quello di fare in modo che nulla venga dato per scontato, che non sia solo un ricordo ma sia una memoria che tutti i giorni ci costringa a ricordare ciò che è successo e l'educare e il continuare a tramandare il messaggio e io mi auguro una garanzia che queste cose non potranno mai più accadere. Perciò un ringraziamento alla signora Lidia, un ringraziamento ai racconti che abbiamo vissuto con Marcello, con la Segre, perciò tutte queste persone ci stanno tramandando la loro storia e noi dobbiamo prenderla e tramandarla ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché mai, ma mai, mai si dimentichi. La ringrazio di nuovo. Innanzitutto buongiorno. Allora io personalmente mi unisco a quello che è già stato detto, non voglio essere ripetitiva, ma ieri sera ho avuto un'esperienza personale diversa. Ho accompagnato mio bimbo che ha 10 anni a vedere il docufilm e ne è uscito commosso, e per me questo è stato
un segnale su quello che dovrà essere il futuro su questa gioventù, su questi ragazzi che devono ricordare, non dimenticare, in modo che la storia non si ripeta. E mi unisco a tutto ciò che è stato detto e la ringrazio veramente di cuore. Io rinnovo ancora una volta i ringraziamenti a tutte le associazioni della Memoria Viva Terra Mia che si sono adoperate per farci conoscere la sua storia, che è così importante e deve essere da monito per chi è rappresentante nelle istituzioni, sia pure come noi solo a livello amministrativo, perché le istituzioni, come dicevano il capogruppo, diventino parte attiva nella creazione di una cultura che non guarda all'odio, ma che guarda all'accettazione, alla comprensione e alla valorizzazione della diversità. Castellamonte ha avuto figli illustri in questo, abbiamo ricordato Marcello Martini che ha scelto di abitare qua. Ieri sera eravamo al centro congresso Piero Martinetti, che era un professore universitario che, se non ha pagato fisicamente con l'esperienza della deportazione, è stato però allontanato dalla sua cattedra all'università solo per aver espresso idee non consone a quelle del regime di allora. Ecco allora che la sua testimonianza, il suo monito all'odio come male assoluto ci deve accompagnare noi e le nuove generazioni nel corso di tutta la vita. Per questo la ringraziamo e l'aspettiamo a Castellamonte quando preferisce. Grazie. Że sam początek naszego życia zaczyna się w rodzinie. Jest to wspaniałe, co tu widzimy. Jest mama, tata, dziewczynka, chłopczyk i wszyscy po prostu razem uczestniczą w tych naszych spotkaniach. Bo to jest bardzo ważne, że wszystko w naszym życiu zaczyna. La nostra vita comincia sempre in famiglia, come la famiglia come vediamo qua. Ma poi con il passato del tempo noi decidiamo chi vogliamo diventare, in quale modo vogliamo vivere. La mia disgrazia e sofferenza è cominciata nel campo, nel momento quando sono stata strappata dalle mani di mia mamma. Do tego stopnia byłam związana z mamą, że jak mama nawet tam w obozie, w tych tragicznych warunkach zdobyła coś do jedzenia, przynosiła mi to. Io ero così legata emozionalmente a mia mamma che quando mi portava di nascosto qualsiasi cosa da mangiare, io le chiedevo: non mi lasciare da mangiare, lasciami le tue mani. Allora ero ancora più giovane, più piccola di Evelyn. E questo è un esempio come importante è famiglia, che poi tutto altro dipende da educazione, da quello, dai valori che trasmette famiglia a bambino. Questo era il messaggio anche del mio connazionale San Giovanni Paolo II e adesso lo stesso dice Papa Francesco. San Giovanni Paolo II proveniva dalle terre dove io abitavo e ho avuto la possibilità di conoscerli personalmente. Quando era ancora sacerdote e vescovo veniva in queste terre dove io abitavo e io avevo contatti amichevoli con la sua famiglia, non questa più vicina, perché questa era già morta, ma questa più lontana. Ale to już tak poza wielkim właśnie. Questo ho raccontato solo come una curiosità. Io cosa posso dire? Sono stata onorata di aver conosciuto Lidia e di avermi permesso di tirare fuori le sue emozioni. Noi ci siamo guardate negli occhi e nonostante due lingue completamente diverse ci siamo capite e spero di essere riuscita in italiano a tirare fuori le sue emozioni, farle capire anche a noi italiani. Semplicemente ringraziare prima di tutto il Castellamonte che ha voluto
Dario Marcello, pochi mesi prima della sua morte, una giornata bellissima e indimenticabile, veramente. E ringraziare tantissimo la Memoria Viva, che lo ha ricordato quest'anno in una maniera estremamente commovente, bella, completa, di cui Marcello sarebbe stato molto contento. E mi fa piacere aver conosciuto personalmente Lidia, perché la sua storia e quella di Marcello sono due storie parallele, tremende, tutte e due, perché una bambina di 3 anni e un ragazzo di 14, che purtroppo ha ricordato, perché era nell'età in cui poteva ricordare bene, le atrocità a cui ha assistito e che ha subito. Quindi ringrazio tutti, sono molto, molto commossa e molto contenta. Grazie. Io volevo soltanto ringraziare tutti voi per l'accoglienza, per la disponibilità. Per qualsiasi domanda che avreste da fare, comunque è disponibile la signora se volete fare anche 2 chiacchiere. Del resto noi siamo sempre a vostra disposizione, se volete collaborare con l'associazione ci sarà sempre, per Castellamonte, per il comune, per le scuole, per chi ne avrà veramente voglia di collaborare. Grazie per questa opportunità, grazie mille. Grazie a voi. Abbiamo preparato un pensierino per la signora Lidia, per la signora Renata e per la signora Margherita, che consegnerei alla... Allora, alla signora Margherita. Grazie. C'è un piatto in ceramica con il nostro simbolo della città. Grazie. Della città di Castellamonte, sempre in ceramica. Grazie mille, grazie. Grazie Castellamonte. Davanti passiamo davanti, facciamo una foto tutti assieme. Adesso alla signora. Alla signora. Ecco qua. Anche per lei un piatto in ceramica con una medaglia in ceramica dove ci sono raffigurati sostanzialmente i luoghi simbolo della città di Castellamonte. Signora, però dobbiamo tenerlo assieme perché è un po' pesantuccio. Allora, questo qua è una targa in ceramica, tutte le tre opere sono di Maurizio Grandinetti, che è un nostro artista, e anche qua c'è lo stemma del comune di Castellamonte. Lo stesso artista delle targhe dell'associazione che hanno donato da parte del nome di Lidia a tutte le grandi istituzioni. Perfetto. Perfetto, quindi insomma conosce già questa è la targa, che è un po' pesante. Pesante, venite qua ragazzi.